Sulla carta mancherebbero poco più di una ventina di giorni alla scadenza fissata per la cessione di Nuova Banca Etruria e le altre tre good bank nate dalle ceneri di Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. Una scadenza, quella del 30 settembre, che continua a far rimanere con il fiato sospeso i dipendenti dell'Istituto di Credito Aretino, ancora in cerca di certezze sul loro futuro. Noi vorremmo smettere di usare il condizionale perché ovviamente sono 3 anni che come dipendenti siamo in attesa, in fibrillazione. Non abbiamo certamente perso la testa, però è il momento di cominciare a vedere quale sarà veramente il nostro futuro. La paura è che qualche banca voglia andare contro il contratto nazionale e avere mano libera sul personale. Ovviamente questo noi come Fabi e noi come sindacati tutti non lo permetteremo mai e faremo barricate, però ovviamente la preoccupazione rimane. Sarebbero comunque arrivate 6 proposte condizionate per l'acquisto della Popolare dell'Etruria, ma anche su questo frangente i dipendenti esigono una maggior chiarezza. Ci sono potenziali acquirenti, i 2 fondi americani che sono tornati alla carica, poi abbiamo letto di Emilia Romagna, di Bari, abbiamo letto di UBI, che è una novità, e UBI non ha smentito, anzi ha confermato che è dentro la procedura. Questa a noi sembra una buona notizia. Certo, fino a che non ci sono le carte, ovviamente la preoccupazione è massima. Noi come Fabi stiamo allerta, stiamo attenti, cerchiamo di mettere dei paletti. È ovvio che aspettiamo tutti quanti di leggere le carte, perché a noi non interessa solo ed esclusivamente l'offerta, il prezzo, diciamo così. A noi interessano i piani industriali, vogliamo vedere di cosa si parla, se si parla di esuberi, come, quando, se si parla di filiali, di rapporto col territorio.